Ragazzi, di questo mio nuovo video, la vostra mattina azzurro. Oggi, ragazzi, andiamo a fare pagelle di quello scempio, di quel cazzo di scempio che abbiamo visto ieri. Pagelle a freddo di Bologna Inter. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e fai un bel commento per sapere cosa ne pensate dei miei contenuti. Iscrivetevi in tanti per arrivare a 125 iscritti, perché mi farebbe molto molto contento. Iniziamo. Dove ieri, ragazzi, probabilmente, non dico che abbiamo perso lo scudetto, però comunque è dura adesso, si fa dura dura dura. Radu, non lo voglio neanche nominare. Jonut, dico Jonut Radu merda. 2-2. Perché so che la tua seconda presenza dopo quella con l'Empoli, la tua prima in campionato, e mi fai una prestazione imbarazzante come questa. Dove vai a regalare il gol del 2-1, ragazzi, al Bologna, e ci fai perdere anche le speranze di poter recuperare. Perché, ragazzi, sull'1-1 la partita si poteva anche recuperare. Eravamo aggressivi, stavamo cercando il gol del 2-1 e fa questa cazzata. Radu, ragazzi, io qui mi dispiace, ma lo devo crocifiggere per forza, perché il suo agente di merda mi viene a dire che non gioca abbastanza, è comunque molto arrabbiato per il minutaggio e poi fa un errore così. Cioè, per forza che uno lo fa giocare, per forza che non abbiamo fiducia in lui. A questo punto era meglio accorto, se almeno lui dell'anno scorso ha giocato sempre, almeno così un pochino sa. Incredibile. 2. Skriniar, ragazzi, di voto 7. Perché 7? Perché è il solito muro, e oltre a essere un solito muro dove ferma una grandissima occasione con Arnautovic, che era praticamente ormai andato in porta, con una scivolata incredibile, riesce poi, ragazzi, a fare tantissime trame offensive, sempre in attacco, a provare di cercare di trovare il gol con la grinta, con la voglia, con la cattiveria, con l'aggressività. È un giocatore veramente spaziale, tutte le partite 7 anche se perdiamo, c'è poco da fare, tante progressioni offensive anche per lui. E De Vrij 5,5, ha sofferto molto la fisicità di Arnautovic. Nell'ultima uscita l'ho visto sempre abbastanza bene. Questa sera è un po' tornato ai suoi standard di inizio e metà anno, con prestazioni un po' in affanno, così così, e quindi 5 e mezzo. Di Marco 5, mi dispiace perché comunque ha fatto una grande partita di propensione offensiva, di sacrificio, però il gol, ragazzi, dell'1-1 che riapre la partita è troppo troppo pesante, e praticamente, ragazzi, indirizza la partita sull'1-1, quindi l'errore è pesantissimo. È sbagliato far andare a marcare lui, Arnautovic, perché ovviamente non ci può fare nulla, ragazzi. Però c'è lui lì, e ragazzi, per forza gli devo dare un 5. E Dumfries, voto 6 più. A differenza di molti, questa volta mi è piaciuto Dumfries, perché comunque sì, un po' timido contro Ike, perché comunque però non è un ragazzo inglese comodo, sia in fase difensiva che in fase offensiva è molto bravo, e ha fatto un po' soffrire, però comunque l'olandese mi è piaciuto, ha fatto molte sponde di testa sui cross di Perisic che arrivavano per provare a cercare il gol. Ha fatto anche comunque dei buoni scatti, dei buoni cross. Non mi è dispiaciuto, 6 più. Barella 5. Forse tra questi tre l'anno peggiore di Barella, possiamo dirlo, perché comunque non è stato il miglior Barella quest'anno, molto altalenante, nonostante venisse da 4 vittorie, da 4 grandi partite. Questa sera è stato un Barella spento, un Barella nervoso che ha preso anche il giallo in modo inutile. E questo Barella qui non mi piace, questo qui è un Barella da poco. Noi vogliamo il vero Barella. 5. Brozovic 6 meno. Perché comunque non è colpa sua, se abbiamo perso, però quando a lui gli manca quel tic, quel tac che fa girare la palla bene, noi ragazzi non riusciamo a vincere. Stasera non era al massimo della condizione, si vedeva, forse era un po' stanco e ci sta, però quando ragazzi non gira lui, non gira l'Inter. 6 meno, probabilmente le colpe non ne ha. Calhanoglu, voto 6, non mi è dispiaciuto, è entrato molto nel gioco della nostra Inter, ha fatto molti cross interessanti, da calcio d'angolo, un po' sfruttati, un po' no, gol niente, però comunque i palloni buoni li ha messi, sostituito dopo un'ammunizione abbastanza ridicola, cioè giusta, però comunque è stato lui stupido a prenderla, salterà l'Udinese adesso, ragazzi, comunque secondo me la sufficienza se la prende. Perisic, voto 6,5, lui, ragazzi, diciamo dalle stelle alle stalle. Dal paradiso all'inferno, perché ragazzi fa un gol incredibile. Va a prendersi poi la lateral sull'altra fascia. Scambia 1-2 con Barella, fa un tunnel a barra col mancino dal da limite dell'area col suo piede debole, tra virgolette. Fucila Skolupski, una fucilata assurda. Poi però si spegne. Nella partita, ragazzi, sbaglia tanto. Mette dei buoni cross, però sbaglia tanto. Soprattutto nel secondo tempo, dove poi fa quel fallo laterale per Radu. Lì è colpa un 90% di Radu, però il 10% di Perisic che gli ha dato troppo forte. E poi, ragazzi, lì non la puoi dare dietro a un portiere che, ragazzi, gioca da poco. E questo è un errore, secondo me, di Perisic. 6 e mezzo, che non ti aspetti da un giocatore come lui, che ha fatto questa stagione.
Però comunque Sam Vettel se lo porta a casa. Correa ha voto 5, Lautaro ha voto 5, cioè Lautaro veramente impresentabile, ieri sera impresentabile, non ha fatto niente, non ha fatto niente, si è fatto anche il gol del 2-0 dopo la ribattuta sul tiro di Di Marco, di Skorupski, quello potrebbe essere molto molto importante, ha sbagliato tutto, quando è così, perché ha cavato Correa? Cava Lautaro quando è così, Lautaro quando non fa niente nei primi 30 minuti, non farà niente per tutta la partita, quando non è in serata è inutile tenerlo, non è così che ti trova la giocata, ma sì con Liverpool è successo, ma le altre partite abbiamo visto tutti che dall'inizio che è in forma. Se no fa schifo, quando non è in forma fa veramente cagare. 5. Correa voto 5,5, perché a molti lo sta criticando, ma ragazzi ha fatto quello che poteva, ha sfiorato anche il gol 2-0 con un grande stacco di testa, con un bravissimo Skorupski a negarglielo, ha trotterellato, si potrà più mettere al campo lì con quelle trotterelle, mi fa un po' incazzare come faceva João Mario, vi ricorderete, però sicuramente non è stata colpa sua della sconfitta, ci ha almeno provato e 5,5 ragazzi glielo voglio dare per la fiducia. Per me è molto peggio Lautaro in questa partita. Cambi. E Sanchez 6,5, mi è piaciuto. È entrato con la grinta giusta, con la voglia di spaccare il mondo, di gonfiare la rete, di spaccare quella rete, di buttarla giù. Non c'è riuscito, però l'intento c'era. 6,5. Dzeko 5,5. Entra nell'ultima mezz'ora, non si è mai visto. Anticipato all'ultimo da un grande intervento di testa, perché secondo me l'avrebbe buttata dentro. Niente, non fa assolutamente niente. 5,5, però non gli posso dare 5 perché ho dato 5 all'Altare. E D'Ambrosio ha avuto 6,5, che lui ragazzi sfiora il gol appena entrato al posto di Di Marco. Salvataggio strepitoso di Dominga sulla linea. E poi ragazzi niente. Però comunque entra bene, con la voglia di farci portare a casa almeno il pareggio. E Darmian ha voto senza voto e Gagliardini senza voto perché non hanno giocato abbastanza per dargli una votazione. Inzaghi voto 4. 4 perché. Diciamo che non è che sbaglia la formazione iniziale, forse sbaglia probabilmente. No, neanche i cambi, cioè è Rado che fa la cazzata, però l'atteggiamento che non va bene. Quando fai 1-0 non puoi andare sotto di due reti contro il Bologna, perdere contro il Bologna quando sei in vantaggio. E nei momenti cruciali della stagione, fin qui Inzaghi sta steccando, nonostante abbia fatto una super stagione, poco da dire, grande Inzaghi. Però ha steccato anche lì Di Marco, non puoi mettere Di Marco a mancare a Nato, lì è un errore suo, anche di gestione della partita, di non provare a fare il 2-0, cioè di provarci, ma di non provarci con la cattiveria giusta, con la voglia giusta. E qui ragazzi, gli do 4. Dele io voto 8. 8 perché la sua squadra riesce a battere la capolista, che dai, la virtuale capolista, e di una squadra che praticamente aveva perso solo 3 partite, ragazzi, c'è poco, poco da dire. 8. Migliore del Bologna per me è stato Arnautović, anche senza per me, giocatore totale, totale. Già mi piaceva prima, giocatore che ti fa la sponda, ti gioca per la squadra. È Arnautović la squadra Bologna. È Arnautović, fa un gol d'autore, ne sfiora anche un altro, poi chiuso da screen, poteva farne anche un altro. Incredibile, 8. Peggiore per me è stato Svanberg, tra virgolette 5,5, perché qualche volta ha avuto difficoltà lì tra difesa e centrocampo, qualche cazzata l'ha fatta, però comunque 5,5. Questa cosa mi invito a fare sempre qui sotto le vostre pagelle nel prossimo video.